8 milioni di euro destinati a 6 comuni della regione per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei comuni e interventi di efficientamento energetico sempre di strutture di proprietà comunale. L'assessorato alle attività produttive li ha assegnati ai comuni di Baia e Latina nel Casertano, Cautano a Benevento, Cesinali, Petruro Irpino e Sperone nell'Avellinese e il comune di Portici. Nel piano di azione energia sostenibile consegnati i decreti dei progetti ammessi a finanziamento, 3 milioni di euro per 8 comuni, Arzano, Aversa, Altavilla, Silentina, Marano, Ottaviano, Pozzuoli e Sant'Antimo. Continua l'opera di finanziamento virtuoso nell'ambito dei fondi strutturali europei attuati dall'ente regionale. Ascoltiamo sul tema il consigliere alle attività produttive del governatore Fulvio Martuscello e il sindaco di Portici Nicola Marrone. È un programma di sviluppo davvero importante e che va nel segno, diciamo, della modernizzazione del territorio e dell'efficientamento delle risorse energetiche. Sappiamo come uno dei freni proprio della pubblica amministrazione sia costituito dalla lentezza delle procedure burocratiche. Beh, in questo caso possiamo dire di aver smentito delle vecchie prassi e delle vecchie regole. Insomma, abbiamo dato davvero, diciamo, efficienza a questo percorso amministrativo e quindi registriamo un risultato importante. Adesso bisogna realizzarlo. Guardi, l'abbiamo detto che non ci fermavamo, che avremmo lavorato fino all'ultimo giorno. Oggi è il 31 luglio, continuiamo a consegnare decreti di finanziamento, risorse liquide, tanto è vero che i sindaci ci dicono che già domani partiranno con le gare. Gare significa che si movimenta l'economia, che si rimette in moto anche l'edilizia e si dà la possibilità ai comuni di avere risorse per efficientare energeticamente i propri comuni e quindi risparmiare su energia elettrica. Ci ritroverete ancora durante tutto il corso del mese di agosto, perché noi lavoreremo anche sotto la calura estiva per ultimare questa fase, per consegnare i decreti, per sbloccare i finanziamenti, perché come abbiamo detto noi non restituiremo nemmeno un euro a Bruxelles.